Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Frank93 e oggi andremo a riparare questo spinotto. Ora vi spiego perché. Questa è una pinza che utilizzo, come vi ho fatto vedere nel video precedente, per l'impianto dell'autoradio. E il problema è qui, perché voi direte, ma cosa c'è che non va? È un normalissimo spinotto, ok, però si muove. Se io tengo fermo si muove un po' troppo e molti di questi piccoli fili si sono staccati, quindi andremo a tagliarlo, aprirlo, togliere i fili e riattaccarlo di nuovo. Per toglierlo non bisogna fare chissà che cosa, perché si toglie quasi da solo, perché è ridotto abbastanza male. E comunque in queste condizioni non è anche proprio il massimo per la sicurezza, perché assolutamente questo cavo proprio non va bene. Perfetto, ora andremo a togliere questo qui. Questo è un cavo molto ma molto vecchio, quindi bisogna fare assolutissimamente attenzione. Al momento che vi prendo un cacciavite a taglio, in modo che riusciamo meglio ad aprire. Perfetto, ora apriamo questo qui in mezzo. Vediamo se il filo già esce. Vediamo se riusciamo a tirarlo fuori. Vuole aperto un altro po'. Non è proprio facilissimo, perché bisogna fare parecchia attenzione, soprattutto perché è vecchio, quindi col fatto che è vecchio allora complicato, perché c'è da fare un'attenzione, è particolare il lavoro, è un lavoro molto particolare. Che come magari il collegamento dell'autoradio, questo qui è un lavoro che veramente sconsiglio da fare, perché veramente si può rischiare di rompere tutto. Complicato, perché ora togliamo il filo, ora toglieremo il filo di rame che c'è qui dentro, quindi allora è complicatissimo, perché non si toglie, è troppo, è troppo incastrato, è troppo incastrato.
Vediamo, l'abbiamo allargato un po' di più, vediamo se riusciamo a toglierlo. Oh, il filo l'abbiamo tolto, quindi ora è libero. Vediamo di allargare l'altro un po' di più per inserire il filo nuovo. Allarghiamo un po' di più in modo che ora inseriremo subito il filo nuovo. Diciamo che l'ideale sarebbe cambiare totalmente lo spinotto, ma non avendone un altro devo riutilizzare questo qui. Ma appena potrò, poi lo andrò istantaneamente a sostituire, perché ecco qui. Come temevo, si è rotta un piccolo pezzettino e quindi ma ancora si può riparare, non è... Ecco qual è il problema, perché questi spinotti una volta, diciamo, dopo vorrebbero totalmente cambiati. Andiamo a spellare il filo, tagliamo la parte... non serve, perché è già rovinata. Lo spelliamo ancora di più. Vedo che tolgo i filetti di rame. Ok, ora lo stringiamo. E lo reinfiliamo. Perfetto, allora. Se riusciamo... È un po' complicata perché questa aletta qui è rimasta abbassata. Vediamo se riusciamo ad alzarla. Più di questo. Perfetto. Ora lo stringiamo. Perfetto, il cavo è stato stretto. Se questo video vi è piaciuto ed è stato utile, lasciate un like e ci vediamo al prossimo video. Però un consiglio è: cambiate gli spinotti. Io ora non l'ho potuto fare perché non ce l'ho e questo filo mi serve urgentemente, quindi ho fatto, diciamo, questa operazione tra virgolette di emergenza, ma voi cercate sempre di cambiare lo spinotto. Per questo video è tutto, alla prossima.